Amici telespettatori, buonasera, rieccoci. Bushido Palestre riapre le porte televisive questa sera, giovedì 13 ottobre. Amici, siamo già ad ottobre. Voce alle donne, due meravigliose donne in trasmissione. Quindi, sigla. Benvenute nella rubrica Voce alle donne. Ricordiamo che siamo visibili su Well TV canale 810 di Sky, sulle pagine Facebook Bushido Palestre e Well TV diretta streaming. Apriamo ufficialmente la stagione questa sera di Voce alle donne. Oggi è giovedì 13/10/2022 e abbiamo in studio Giusy Biondelli, la nostra educatrice, consulente finanziaria e patrimoniale. Bentornata, non Grazie, benvenuta. È già grazie. la terza volta che sei ospite di questo E programma. beh, questo mi fa molto piacere. Ricordiamo che sei stata vicino a me nell'apertura della prima puntata, che è stata appunto il 25 di novembre del 2021, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e abbiamo intrapreso questa avventura Questo insieme, percorso questo bellissimo percorso. di valorizzazione delle donne. Esatto. E ci siamo poi ritrovate anche nel mese di febbraio, esattamente il 24 di febbraio di quest'anno, quindi 2022, abbiamo aperto una trasmissione molto bella dove ci hai spiegato, ci hai aiutato a capire un attimino queste dinamiche economiche e patrimoniali all'interno della famiglia. Oggi parleremo sempre di questo tema, magari andiamo su un'altra direzione. Prima di iniziare, però, volevo dedicarti una frase, una citazione di Marilyn Monroe che dice che una ragazza saggia conosce i suoi limiti, ma una intelligente sa che non ne ha. E questa è dedicata a Grande te Marilyn. e a tutte le donne che ci stanno seguendo. Bene, Giusy, allora, tutto Tutto bene? bene, il mondo delle donne è sempre un mondo che va valorizzato, quindi noi Esatto. siamo qua per dare il nostro contributo, no? A questa realtà Esattamente. che è giusto dare, alla quale dare un'evidenza e anche un aiuto alle donne che magari hanno bisogno di sostegno, no? Tra l'altro tu hai anche partecipato all'intervento in palestra, ti ricordi nel nostro Sì, corso di questo progetto di non sono difesa? salita sul No, tatami. si è tenuta le scarpe per paura di essere trascinata sul tatami e comunque lì, anche lì, hai risposto alle domande delle nostre ragazze, sempre preparatissimo ovviamente, domande molto interessanti. Volevo ricordare appunto cosa ci siamo detti nella puntata del 24 che si può riguardare senza problemi Certo. sulla nostra pagina Facebook. Avevamo toccato questi argomenti, Giusy, quanto è importante nella coppia l'autonomia nella gestione finanziaria, perché passare dall'educazione finanziaria per valorizzare il ruolo della donna, la cultura finanziaria può essere uno strumento di prevenzione della violenza economica e l'emancipazione finanziaria e economica delle donne è un vantaggio solo per le donne. E avevamo spaziato e lì ci hai raccontato veramente delle cose, quindi io ve la consiglio, se volete rivederla, riguardatela. Ma stasera vorrei andare su qualcosa di molto molto semplice. Dimmi, Quindi, volevo viva la sapere, semplicità. esatto, una coppia, quindi una coppia giovane, una coppia collaudata che comunque decide di intraprendere questo percorso di vita insieme. Quindi volevo capire, sicuramente bisognerà aprire un conto corrente, le Chiaro, bollette le sì. dobbiamo pagare.
Cioè, bisognerebbe capire, si pagano insieme, si pagano suddivise, quindi... Soprattutto in questo periodo, aggiungerei, ecco. Quindi la cosa basilare, dobbiamo aprire un conto corrente. Che differenza c'è tra il conto corrente nominale, quindi intestato a me, intestato al mio compagno, cointestato, intestato tutte e due, e sul mio conto corrente o mio del compagno, la delega. Quindi, proprio così, semplicemente... Beh, direi sì, che molto spesso la delega viene usata come sinonimo di intestazione e non è così. Come invece si dà per scontato che un conto cointestato sia 50-50. Quindi insomma ci sono alcuni concetti che si danno per scontati che non, così scontati non lo sono. Sicuramente il conto monointestato è molto semplice, nel senso che comunque è intestato ad un unico soggetto e corrisponde al codice fiscale di questo soggetto, e l'operatività che viene eseguita all'interno di questo strumento, di questo supporto. Il conto corrente è come se fosse un servizio bancario, ma è come se fosse un contenitore dove noi facciamo arrivare della liquidità e dove noi la facciamo uscire per effettuare le nostre operazioni. O magari laddove ci siano investimenti ci sia anche un dossier titoli piuttosto che un portafoglio investimenti. Chiaramente su questo conto corrente noi possiamo dare delega a una terza persona, possiamo darla al nostro compagno come possiamo darla ai nostri familiari, eccetera. Per quale motivo si dà la delega? La delega ha lo scopo di essere una opportunità di eseguire operazioni anche senza la nostra presenza. Ma cosa vuol dire eseguire operazioni? Quali operazioni? Le operazioni che vengono eseguite sono in nome per conto nostro. Quindi facciamo un esempio pratico. Sono a casa con l'influenza, con il Covid, devo effettuare un pagamento urgente, non ho il collegamento internet, non ho la possibilità di farlo in autonomia, il mio compagno è delegato sul mio conto, devo fare questo pagamento, un bonifico, un pagamento di un bollettino, qualsiasi cosa sia, il mio compagno in nome per conto mio si reca in banca e può fare, per effetto della delega, cioè per effetto del fatto che io ho autorizzato la sua persona ad operare per conto mio, ad eseguire questo pagamento. Quindi il mio compagno opera in nome per conto mio. Non è che il mio compagno effettua operazioni sue, proprie, sul mio conto corrente. Quindi se, per esempio, dovesse avere un assegno circolare, per fare un esempio, intestato a se stesso, non è che è autorizzato a prendere questo assegno circolare e farlo passare dal mio conto corrente e poi magari prelevarlo o ritirarlo, perché questa non è l'operatività autorizzata. Quindi, questo è importante perché la delega non è estensiva, che chiunque, inteso nell'ambito della delega, può fare proprie operazioni sul mio conto. No, questa persona, il soggetto autorizzato, il mio compagno, mia sorella, mia mamma, deve eseguire operazioni al posto mio, in sostituzione a me, perché no, in quel momento non potevo. Avere un conto cointestato invece è una cosa ben diversa. Entrambi siamo i titolari, abbiamo la titolarità del conto corrente. Questo quindi cosa succede? Autorizza che sia noi, sia io, che la persona cointestata con me, entrambi possiamo operare, possiamo scegliere se farlo congiuntamente o disgiuntamente, quindi necessariamente con entrambe le firme oppure in maniera autonoma, ma io posso fare le mie operazioni e l'altra persona può fare le sue operazioni, perché è un conto cointestato. Chiaramente cosa succede? Perché prima vi ho provocato dicendo si dà per scontato che un conto cointestato sia di proprietà 50-50? Perché poi quando succedono, e la maggior parte delle volte succede nell'ambito della pianificazione successoria, nell'ambito della successione proprio intesa come successione legittima, succede che alcune persone hanno un conto cointestato, ma in realtà ad alimentare la liquidità presente su quel conto è stato solo uno dei due. Quindi, di presupposto si parte con l'idea che entrambi debbano e possano contribuire al conto cointestato, ma in caso di una successione, di una lite ereditaria, se viene verificato che chi ha contribuito è solo, ad esempio, il soggetto premorto e non il soggetto cointestato, non è automatico che la proprietà, la titolarità della liquidità su quel conto sia divisa a metà, per intenderci, ma in realtà viene fatta una valutazione, una considerazione diversa. Quindi questo per dire che cosa?
si fanno i conti cointestati quando su questi conti cointestati, ad esempio, ci vanno delle spese condivise, comuni, che sono le spese della famiglia. Qual è il criterio? È ovvio che se mio marito ha un reddito che è il doppio del mio come busta paga o come reddito imponibile, non è che entrambi dovremmo mettere 1000 euro lui e 1000 euro io, perché proporzionalmente io potrò contribuire per una liquidità che è inferiore. Però è proprio qua l'aspetto che ognuno per la propria possibilità deve contribuire a questo conto cointestato, perché saranno le entrate che vanno a coprire le uscite, che sono le bollette piuttosto che le spese condivise. Okay? Molto interessante. Quindi questo aspetto è fondamentale per decidere se fare un conto cointestato oppure no, perché spesso viene usata la delega come se fosse cointestazione ed è sbagliato, perché per esempio, lì a questo, scusami ti ho interrotto, ma la precisazione è fondamentale. Se io ho Mario Rossi che è intestato su un conto corrente, su questo conto corrente c'è della liquidità e io sono sua moglie e vengo delegata, in caso di primorienza del signor Mario Rossi, di mio marito o del mio compagno, io non potrò toccare un euro di quel conto, chiaro? Perché viene chiaramente bloccato in attesa della successione. Congelato. La mia delega non mi autorizza nulla, mentre invece la cointestazione presuppone che la titolarità del conto corrente, a meno che non ci siano fatte altre verifiche, ma la cotitolarità del conto corrente va da sé che io il mio 50% possa avere accesso al mio 50%. Ok, bene, quindi cosa consigliamo a queste giovani coppie? Di avere ognuno il proprio conto corrente, di averne magari uno in comune per affrontare le spese, quelle che sì, sono quotidiane? Io sono per l'autonomia anche per come intesa come libertà, soprattutto non tanto dipendenza da qualcuno, ma come libertà di decisione. Allora, chiaramente non c'è una soluzione che va bene per tutti e poi dipende, gli strumenti finanziari sono strumenti e devono essere utilizzati, quindi non è che uno, cioè un soggetto, una donna o un uomo, comunque soprattutto che ha un reddito e quindi ha la possibilità di utilizzare lo strumento, ben venga che ognuno all'interno della coppia, ognuno abbia la propria privacy innanzitutto in termini di spese, certo, di consumi, ma soprattutto la libertà di avere un proprio conto corrente. Poi è chiaro che nella gestione della famiglia e nella gestione della casa, nella gestione delle spese comuni e condivise, dei progetti anche condivisi, chiaramente ci possa essere uno strumento dove entrambi portano il loro contributo, ognuno per quello che può, certo, ma chiaramente col proprio contributo. Perché ti racconto un caso, a me è capitato di avere una cliente che sostanzialmente c'era il marito che aveva il proprio conto, dove arrivava lo stipendio, questo è un dirigente, e poi per la famiglia e per la casa c'era il conto cointestato, marito e moglie, dove la moglie faceva arrivare il proprio stipendio. Sul conto cointestato ovviamente c'erano tutte le canalizzazioni dei pagamenti della famiglia più la rata del mutuo. Chiaramente però il marito lo stipendio lo faceva arrivare sul proprio conto personale. Quindi vedi, cioè, ci sono alcune disparità che vanno un attimino organizzate. Allora, c'è qualcosa di male in quello che ti ho descritto? No. C'è qualcosa di male laddove ci siano dei problemi, sì, di coppia, quindi certo, si tratta di fare chiarezza e di essere molto onesti nell'equilibrio della coppia. Poi nessuno vieta che ci sia il conto privato del marito e il conto cointestato con la moglie. Dipende sempre da che origine si parte, perché spesso le problematiche ci sono prima a livello personale e poi si riversano anche nella parte pratica, economica. Sicuramente. Bene, volevo chiederti, abbiamo parlato diverse volte di questa situazione, l'educazione finanziaria per le donne rimane una strategia di emancipazione a tuo avviso? Assolutamente, confermo che l'educazione finanziaria è una strategia che permette alle donne di evitare quella che più volte abbiamo definito violenza economica. Certo. Allora, la violenza economica passa per la non autonomia, per la non indipendenza. Per quale motivo questo è importante? Ti do un dato, giusto per ricollegarci alla domanda di prima. Il 37% delle donne in Italia non ha un proprio conto corrente.
perché per il motivo può essere diverso, magari hanno il conto contestato col marito, oppure addirittura proprio scegliono di non avere il conto corrente. La maggior parte delle volte succede che poi si avvalgano di operare sul conto del marito dove loro hanno la delega. Questo non è garanzia di emancipazione, non è neanche garanzia di autonomia e di indipendenza. Ogni operazione viene validata o avvalorata dal marito, non è libertà. Il fatto che, ti do un altro dato, il 62% delle donne decida di non occuparsi delle decisioni finanziarie della famiglia o per se stesse, è spaventosa, è dato, questa cosa, scusa. Che, ma non è tanto dire è grave. La prima domanda che mi verrebbe da dire è perché? Esatto. Perché normalmente si affidano al marito, quindi danno fiducia al marito, piuttosto che normalmente non se ne sono mai occupate, perché magari anche nella famiglia di origine era il padre ad occuparsene, quindi è normale che sia l'uomo. Anche perché, per inciso, sono le donne che si occupano della gestione familiare, tranne che per il denaro. Questo non c'è qualcosa quindi che è inquadra. Allora, e man mano l'altro aspetto che nelle ricerche emerge è che man mano che rileviamo ad esempio il livello di studio, il livello culturale più basso, cioè che quindi non arriviamo al diploma piuttosto che non c'è una laurea, vediamo che questo dato aumenta, quindi certo. Che il fatto che le donne decidano di non occuparsi delle decisioni finanziarie aumenta sempre di più. Ora, il controllo della parte economica, il controllo del denaro storicamente è stato sempre maschile. Oggi avviene ancora in molti paesi del mondo, non stiamo parlando solo dell'Italia, in molti paesi del mondo è ancora così. Il controllo, le decisioni sulla parte finanziaria è degli uomini. Questo è una cosa che determina la libertà dell'individuo. Dare potere economico rende l'individuo libero, perché è libero di prendere decisioni. Nel momento in cui si dovesse trovare in una situazione che non gli piace, con l'indipendenza economica può prendere decisioni per la propria libertà, per dire: io in questa situazione non sto più bene, non mi trovo più bene, non mi piace quello che sta succedendo, non mi piace che la mia libertà venga limitata. Quindi tutti questi aspetti di decisione di libertà personali sono correlate alla libertà economica, all'autonomia economica, perché è proprio questo quello che succedeva un tempo, che la finanza e il denaro veniva gestito dagli uomini per non dare così tanta libertà, certo, alle donne, che poi sono le donne che fanno quadrare i conti, ecco. Cioè hanno la spesa, hanno, diciamo, la quindi, gestione dei figli. Proprio per questo è anomalo che molte donne di spontanea volontà possano rinunciare all'ambito delle decisioni finanziarie, perché in fondo ogni volta che decidono di gestire la casa, di fare la spesa, di decidere un percorso per i propri figli, piuttosto che tutta la parte accessoria, abbigliamento, scarpe, tutto quanto, libri per i propri ragazzi, per la propria famiglia, chissà perché poi ha dei risvolti nell'economia globale della famiglia. Cosa che in realtà poi si tirano indietro, quindi con ottica alla prudenza, pensiamo anche all'istinto naturale del risparmio, all'istinto naturale della prudenza di far quadrare i conti, come appunto dicevi tu. È un discorso di attualità con quello che sarà il problema che abbiamo oggi, ma che avremo nei prossimi mesi riguardo all'ambito delle bollette. Chiaramente è un aspetto che colpisce le casalinghe, colpisce le donne, colpisce le famiglie in generale. Quindi sempre di più le donne saranno impegnate in questo tipo di attività. Quindi è proprio una strana decisione quella invece di tirarsi indietro laddove ci siano decisioni più importanti. Ad esempio, ti faccio l'esempio, molto spesso, non parliamo solo di investimenti, spesso quando si decide di fare un mutuo per acquistare la prima casa, la persona che va a informarsi di questo aspetto è l'uomo. Certo. È l'uomo. E questo è veramente un problema, perché se succede qualcosa al nostro compagno o al nostro marito, ci succede che noi dobbiamo far fede agli impegni assunti.
Quindi entrare nei meriti di un'operazione importante come un indebitamento, io lo dico più volte, è molto più importante che la parte del risparmio, perché l'indebitamento è qualcosa che noi dobbiamo sostenere col nostro reddito. E non sapere quale sia stata la decisione di nostro marito, o quale, non tanto la decisione, perché lo sappiamo, se poi ci cointestiamo il mutuo sappiamo cosa abbiamo fatto, ma quali erano le valutazioni fatte sottostanti, perché fare un tasso variabile piuttosto che un tasso fisso, perché una durata di 15 anni piuttosto che quella di 20, cioè sapere in che modo nostro marito, nostro compagno è arrivato ad una conclusione, ad una soluzione di questo genere, ci aiuta anche a capire tutte le riflessioni che aveva fatto. Non so, X tempo, perché magari tra un po' andrò in pensione, quindi prenderò la liquidazione, piuttosto che so di avere dei risparmi e quindi magari ho la polizza che mi scade, quindi tra 7 anni posso decurtare anticipatamente il mutuo perché mi arriva della nuova liquidità. Cioè sono tutte valutazioni che se noi non condividiamo con il nostro compagno all'interno della nostra relazione, ci manca un pezzo. E quando poi succedono gli imprevisti nella vita, non ho bisogno di ricordarvi che quest'estate un noto imprenditore, andando a fare un giro in bicicletta, è stato fulminato insieme al suo amico. E aveva poco più di 50 anni. Di certo. Quindi, non pensava. Allora, di certo non pensava di uscire e di essere fulminato, esatto. Però... gli imprevisti nella vita, l'esempio è eclatante ovviamente, ma per farvi riflettere che poi gli imprevisti colpiscono tutti, colpiscono le persone anche che possono non avere problemi economici, ma colpiscono anche le, come dire, chiamiamole famiglie normali, come noi tutti i giorni, quelle che devono fare i conti con quello che succede ogni giorno. Certo. E non condividere non significa... cioè condividere non significa sostituirsi al nostro compagno, significa sapere dove mettere le mani se al nostro compagno, non che debba premorire, ma magari, non so, sta male e non ha possibilità di seguirci e noi dobbiamo cavarcela per un periodo di tempo. Bisogna fare delle scelte consapevoli, quindi ragionate ed essere... sapere, cioè, dove mettere le mani significa orientarsi, perché nel momento di difficoltà sappiamo a chi rivolgerci, cosa chiedere, dove andare a vedere, quali sono i documenti da consultare, se devo sentire il parere di uno specialista, che sia un commercialista, magari ho delle scadenze fiscali e io non lo so, e il mio compagno in quel momento lì sta male, semplicemente, e non c'è nessuno che me lo dice, o magari io non so dove mettere le mani. Cioè cose veramente molto semplici, eh? Io non voglio fare sempre, il mio lavoro mi costringe a vedere sempre la parte più negativa, fare la mappatura dei rischi, cioè guardare quali sono i rischi peggiori, ma non voglio fare sempre quella negativa, ma le difficoltà noi le abbiamo quando ci succedono gli imprevisti, e quindi è per questo che mi sono costretta a fare i conti con quelle che possono essere le eventualità nella vita. Poi chiaramente se le cose invece vanno bene siamo tutti felici, ma se abbiamo previsto tutto bene prima, se le cose vanno bene, vanno comunque bene. Certo. Se le cose non vanno bene, sappiamo come muoverci. Questo è importante. Quindi l'educazione finanziaria è alla base. Io a questo proposito, Lia, ti ho segnalato, adesso non so se poi hai ricevuto, certo, due cose importanti. La primissima è il sito del notariato.it, che spero, ecco qua, c'è la home page adesso in onda, e all'interno di questo sito voi, se andate verso il basso, comunque se lo girate, ci saranno molte informazioni, c'è la possibilità di vedere tutta una serie di raccolta di informazioni, e in alto nel menu c'è la possibilità di andare a vedere le guide. All'interno delle guide ce n'è una che è stata pubblicata, è l'ultima recente, che si chiama Conoscere per proteggersi. Lì, che l'abbiamo appena passata. Esatto, eccola lì, Conoscere per proteggersi, eccola lì, che è un vademecum redatto dal notariato per dare le conoscenze, basiche, per valutare alcuni aspetti della nostra vita. Si parla di regime patrimoniale all'interno del matrimonio, si parla di
di cosa succede quando noi siamo all'interno di un'impresa familiare, si parla di atto di compravendita, si parla dei contratti di affitto, cioè è proprio un vademecum che può servire per le informazioni base che sia una donna che un uomo, aggiungerei, perché questo non è solo, diciamo, indicato per le donne. Con una spiccata diciamo, volontà di aiutare le donne a conoscere delle nozioni base, ma è utile per tutti. Mi ricordi il sito, si chiama? Si chiama ilnotariato.it, scusate, www.notariato.it. Poi invece l'altro sito è il sito di Banca d'Italia, dove possiamo trovare la sezione L'economia per tutti. Ecco, poi loro in home page presentano, ovviamente siamo ad ottobre, il mese dell'educazione finanziaria, quindi durante tutto questo mese ci sono tutta una serie di iniziative, ma anche qui, ecco, esattamente questa inquadratura, trovate le nozioni, vedi dove c'è ABC, sono le informazioni di base di educazione finanziaria. Quindi qua davvero è aperto a tutti, a donne, uomini, giovani, meno giovani, ma davvero qua possiamo trovare le risposte anche a molte informazioni, a molte definizioni che magari a volte ci lasciano un po' dubbiosi, perché non conosciamo la materia e quindi abbiamo bisogno di avere parole un pochino più semplici per conoscere questo tipo di concetti. Ecco, questo ai fini dell'educazione finanziaria sono due segnalazioni che vanno bene per tutti e assolutamente dobbiamo partire dalla cultura. Se noi abbiamo la conoscenza, riusciamo ad avere anche più sicurezza nell'interfacciarci su un tema un po' ostico per qualcuno. A livello caratteriale la finanza non è proprio che è un tema piacevole, ecco, magari uno ha piacere leggere qualcos'altro. Ma sicuramente. Ma però volevo farti una domanda. Dimmi. Quindi io pensavo, una coppia giovane che fa questo investimento e acquista una casa, il compagno, diciamo magari l'uomo ha più possibilità economiche, mettiamo che l'investimento è 100, il compagno può investire sull'80 e la donna sul 20. Quindi in questo caso la domanda è, quindi si intesta lui la casa completamente? No, in realtà no, cioè non solo non si intesta lui nella casa completamente, ma neanche nel mutuo non si intesta completamente. È proprio questo il punto che dico, bisogna essere consapevoli e condividere il progetto, perché nell'esempio che hai appena fatto, un reddito che contribuisce per l'80% dell'operazione e l'altra persona, la donna, che contribuisce per il 20%, perché probabilmente magari fa un part time, si deve dedicare alla famiglia, quindi è ovvio che in termini reddituali ha un reddito inferiore, però se succede qualcosa al compagno, la donna si trova, cioè la compagna, diciamo il coniuge superstite, si trova a dover fare i conti con una rata che era calibrata su due redditi e chiaramente il peso è di un certo tipo. Cosa posso suggerirti in questo caso? In questo caso essere partecipi del progetto significa sapere che qualora dovesse succedere qualcosa al nostro compagno noi potremmo essere in difficoltà. Sapere questa cosa ci dà modo di fare anche altre valutazioni, cioè proteggere la nostra famiglia da questo tipo di rischio, magari attraverso delle coperture caso morte, che quindi fare una situazione, solitamente quando c'è, sì, quando c'è così tanto squilibrio, molto spesso viene consigliato. Io parlo proprio di consigli. Ho dato un consiglio poco tempo fa a una mamma, che è una mamma single, che ha una figlia che sta diventando maggiorenne, ma la mamma ha fatto un mutuo importante. Ha fatto un mutuo importante perché se lo può permettere a livello reddituale, però le ho detto, valuta per tutela di tua figlia, che se ti dovesse succedere, come una mamma che ha 50 anni, ma non è l'età che fa la differenza, perché abbiamo imparato che se si esce in macchina, io faccio 50.000 km l'anno, quindi se si esce in macchina l'incognita è sempre tutti i minuti. Quindi le ho suggerito, poi la valuta lei, la vuol valutare con me, la vuol valutare con il suo consulente assicurativo, la vuol valutare con la banca, la vuol valutare. La valutazione, io in quel momento l'ho voluta sensibilizzare sul rischio che la ragazza, cioè sua figlia, se le fosse successo qualcosa, sarebbe in una situazione critica, certo. Perché un'operazione del genere. Stessa cosa tra una coppia dove i redditi sono così diversi, divergenti.
Quindi non e è qui entriamo anche nell'ambito del reddito femminile. Però non è importante c'è la, che sei sposato o meno, quindi tu comunque sei responsabile anche se non... Assolutamente, quando si fa un acquisto, allora, innanzitutto l'acquisto di un immobile passa attraverso un contratto di compravendita, quindi se io e te Lia vogliamo comprare un immobile insieme e condividerlo, nessuno ce lo vieta. Certo. E chiaramente la gestione della comunione legale di questo bene, che va gestita per proprio tra due persone diverse, ma il fatto che noi possiamo essere anche due persone che non hanno legami né dal punto di vista matrimoniale né dal punto di vista familiare non è ostativo, assolutamente. Stessa cosa vale nell'ambito dell'indebitamento, quindi la banca cosa fa nel processo di valutazione dell'indebitamento? La banca valuta che una coppia che ha un reddito complessivo, una coppia che in questo caso, nell'esempio che mi hai fatto, è una coppia di conviventi, comunque una coppia stabile con una relazione, che acquista una casa per il proprio progetto di coppia, chiaramente è una coppia che ha un reddito complessivo, che è la sommatoria del reddito di lui con il reddito di lei, un reddito complessivo di X. Questo reddito è sufficiente per far fronte a quello che è l'indebitamento che vogliono fare per l'acquisto della casa? E questa è la domanda. Solitamente, per dare un parametro, che troverete anche nella guida del notariato, il parametro è che una rata di indebitamento del mutuo, diciamo di un mutuo così importante e così di lunga durata, perché stiamo parlando magari di operazioni che durano 10, 15, 20 anni, anche di più, non deve superare il 30% del reddito familiare. È un parametro stabilito dal regolamento del credito. Per quale motivo? Perché si presuppone che all'interno della famiglia, questo è un parametro per i redditi medio-bassi, perché chiaramente quando noi abbiamo un reddito, faccio l'esempio estremo, se ho una busta paga di 30.000 euro, che la mia rata del mutuo possa essere di 10.000 euro, non è questo che fa la differenza, però chiaramente invece se ho una famiglia che ha la classico 2.000 o 3.000 euro di reddito, stiamo parlando di una busta paga magari di 1.500 euro per lui o 1.600 euro per lui e 900.000 euro per lei, quindi quello che è una media coppia, quel parametro diventa importante, perché il 30% significa che io ho le risorse per dedicare a tutto il resto della mia vita di coppia barra di famiglia, perché magari ho un figlio, se non ce l'ho ancora lo voglio avere, o magari ho già un figlio e ne voglio avere un secondo. Quindi un minimo di gestione finanziaria libera dall'indebitamento ce lo devo avere. Certo. Quindi questo. Maggior ragione in questo momento, con l'aumento dei tassi da una parte e con l'aumento delle bollette dall'altra, questo parametro è un po' più sotto del 30, più che sopra, ecco, perché a tutela veramente delle famiglie, perché altrimenti diventa un'operazione non sostenibile finanziariamente. Quindi bene, questo è davvero importante, sì. Però ecco, dove c'è disparità, ancora di più va analizzata il concetto della tutela. Chiaramente in un equilibrio di coppia, dove c'è un uomo e una donna che condividono un progetto, quindi non stiamo parlando di coppie dove l'uomo decide tutto, dove l'uomo decide ciò che è meglio per tutti, dove l'uomo è colui che prende la decisione senza neanche comunicarlo alla moglie e magari la obbliga ad una certa... cioè stiamo parlando di violenza in questo ambito, quindi sto parlando invece di una situazione, di un contesto dove c'è un equilibrio di coppia, dove c'è un equilibrio anche di decisioni familiari e finanziarie. Questo è importante. In questo caso comunque ancora di più è importante che comunque le donne siano informate di quello che si sta facendo, per quello che si diceva prima, no? Del sapersi muovere. Bene, bene Giusy, grazie. Volevo cambiare un attimino argomento. Prego. Volevo entrare un pochino su nel personale. Sì. Quindi ti volevo chiedere che difficoltà trovi o hai trovato nello svolgere il tuo lavoro, che abbiamo capito benissimo che è prettamente maschile questo ambiente. Quindi volevo capire. Sì, diciamo che... Com'è stata? Allora, il mondo della finanza non è sicuramente un mondo che brilla per... diciamo per le pari opportunità, anzi ti darò un dato: all'interno
dell'associazione ANASF, io sono iscritta all'associazione ANASF dei consulenti finanziari, solo il 22,1%, è un dato che hanno pubblicato, il 22,1% è iscritto, sono donne tra gli iscritti, tra il totale iscritti ANASF, quindi comunque questo e nell'ambito invece della, dei subagenti assicurativi, quindi tutto quello che riguarda la consulenza assicurativa, per quanto riguarda il registro RUI, che è ovviamente il registro che va a certificare che tu hai tutti i crediti formativi, puoi essere, puoi esercitare la, l'attività di subagente assicurativo, penso siamo intorno al 21,7, 21,8, sono donne, quindi questo è un parametro che un po' si equivale, ecco, il 22 da una parte e il 21,8 dall'altra. Questo perché ci sono degli stereotipi, ecco, devo dire che io sono fortunata, sono sempre stata fortunata perché le difficoltà più che averle all'interno dell'organizzazione, un po' di, come dire, di disagio o di pregiudizio, a volte lo trovo nel cliente nel finale. Cliente, certo. In effetti mi racconti ogni tanto che per concludere... Perché a volte ti capita, ma perché a me piace molto osservare le persone. E mi succede a volte che quando osservo le persone, magari io posso andare da un cliente con il mio team manager, che è uomo naturalmente. Ovviamente. Però, ma a parte questo, quando parli con una persona e la persona... linguaggio non verbale non ti guarda ma guarda sempre il tuo collega, è chiaro ed evidente, no, che l'approccio è questo. A volte guarda che siamo noi stesse, noi donne, certo, siamo molto ma molto discriminanti, a volte facciamo con proprio autogol noi stesse. Ti dico che in una ricerca, è una curiosità, in una ricerca fatta dagli americani su un gruppo di persone che era diversificato, uomini e donne, hanno chiesto a queste persone come immaginavano il proprio referente, il proprio consulente finanziario, di descriverlo, come lo immaginavano. Chiaramente cosa è uscito? È uscito un uomo in giacca e cravatta. Che banalità! Anche da parte delle donne, quindi, cioè, ma è una sciocchezza, cioè il ritratto che ne è uscito, la descrizione che ne è uscita è questo aspetto. Quindi ti dico, spesso siamo anche noi che ci penalizziamo molto. Il mondo finanziario è un mondo che è ancora attaccato dagli stereotipi, perché la persona è un profilo standard che noi abbiamo in testa, e quindi e che ci porta ad avere questo tipo di approccio. Io sono fortunata perché comunque nella mia realtà lavorativa in realtà la donna viene valorizzata molto. È chiaro che sono tempi difficili per uomini e donne, consulenti uomini e donne sono tempi difficili, però c'è ancora molto da lavorare, molto da lavorare. All'interno delle realtà finanziarie, io sono una libero professionista, quindi questo non mi riguarda, ma all'interno delle realtà finanziarie le donne e gli uomini che svolgono la stessa mansione non sono retribuite nello stesso modo. Ma questo non è solo nella realtà finanziaria, anche in altre realtà imprenditoriali, però ecco, per far capire che anche nel mondo della finanza c'è questo tipo di discriminazione. Di differenze. Vi do un dato che mi sono riportata ma non ho memorizzato. Ad esempio, nel mondo del risparmio, su 864 case di fondi italiani, nel top manager, nei fund manager che gestiscono questi fondi, solo 62 sono di declinazione femminile, significa che tutte le altre 802 case non c'è la presenza femminile. Quindi bisogna lavorare. C'è da lavorare molto, ma soprattutto c'è da lavorare sulla... Noi donne possiamo lavorare solo sulla preparazione. Infatti questo volevo dire, noi abbiamo l'opportunità di collaborare, di condividere parecchie situazioni. E quello che comunque mi lascia sempre stupita, ma in senso positivo, è la tua preparazione, lo stai dimostrando anche questa sera. Hai bisogno di un aiutino per i dati, però le cose le conosci, certo. Allora, e sei molto molto ormai preparata. Ormai la mia memoria a breve termine è satura, quindi io i numeri non li posso più memorizzare, li memorizzo parzialmente, ma un aiutino mi ci vuole. Però ti dico...
Sì, fondamentale per le donne, ma perché probabilmente fa parte del nostro modo di essere. Noi come donne abbiamo bisogno di sentirci qualificate, abbiamo bisogno di sentirci preparate, abbiamo bisogno di sentirci sicure per riuscire a far fronte e a dimostrare che noi siamo valide. Quindi la formazione è fondamentale nel mondo della finanza, ma ormai in tutti i settori, perché formarsi significa rimanere aggiornati, rimanere a contatto con quello che succede sul mercato, tutta l'innovazione tecnologica, tutta l'innovazione digitale, quello che c'è in ambito di finanza agevolata, piuttosto che all'interno di tutti anche le realtà imprenditoriali. Gli imprenditori devono rimanere aggiornati, non sono solo i consulenti. Ormai l'aggiornamento è fondamentale per rimanere al passo col mercato, in qualsiasi settore, in alcuni settori più di altri, perché chiaramente alcuni settori vivono di informazioni che alla fine della giornata sono già vecchie. Quindi la formazione è fondamentale, ma in particolare per le donne, per affermarsi, devono dimostrare di avere competenza tecnica, competenza scientifica, competenza tecnologica, e questo ci può aiutare a fare la differenza, ma anche ad affermare il nostro ruolo come competenza. Cioè è come un modo, come dire, io non sono una donna, io sono un professionista competente prima di essere una donna. Quindi è uno stimolo in più che ci danno, alla fine ci fanno un favore per essere sempre aggiornate e preparate. Sì, poi ci aiuta anche a toglierci questo senso di competizione che abbiamo sempre con gli uomini. Certo. Quindi questo ci dà modo di dimostrare quello che valiamo indipendentemente. Quindi la tua esperienza personale è comunque un'esperienza... È un'esperienza positiva. Io sono stata fortunata sempre, io lo posso dire e lo dico, quando ero dipendente ho sempre trovato capi che mi hanno insegnato e hanno fatto di tutto per farmi crescere. Quindi ho sempre trovato capi, quando ero dipendente, che hanno voluto che io crescessi. E da libero professionista posso dire di essere in una realtà di consulenza finanziaria che stimola la crescita e spinge a crescere e anche a innovarsi sempre di più e a davvero fare la differenza come donna. Assolutamente io sono stata fortunata. È chiaro che a volte le donne non hanno la stessa opportunità e lo stesso contesto. Io invito però davvero ad essere anche, a volte, qualche volta bisogna essere un po' più intraprendenti. Sicuramente. Perché qualcuna di noi si arrende e proprio per la bassa autostima si contiene, si autolimita da sola e non permettendo a se stessa di esprimersi. Questo sì. Io tira fuori le unghie. Ecco, sì. Donne imprenditoria, un binomio reale? Ecco, anche qua siamo un po' carenti. Allora, adesso ti dirò una cosa che sicuramente non ci consola, però quantomeno ci fa capire che tutto mondo è paese. Allora, noi in Italia abbiamo il 20% delle donne che sono imprenditrici, quindi anche una percentuale molto bassa. Un'impresa su 6 ha ai vertici delle donne. Devo aggiungere una cosa, sempre di più anche donne in settori che sono magari anomali. Io collaboro con la FAI, che è la Federazione degli Autotrasportatori Italiani, e devo dirti che la presenza di donne nel mondo prettamente maschile come gli autotrasportatori mi ha stupita. Mi ha stupita proprio in termini di grinta, di determinazione, del fatto di sentirsi che comunque sono all'altezza della situazione, quindi quello per esempio è da aspettare. Come anche un settore che è a me caro, nel mondo agricolo. Quindi nel mondo agricolo si vedono sempre di più delle imprenditrici donne. Però resta il fatto che la percentuale di donne imprenditrici è bassa. Ed è anche un po' un'incongruenza, considerando il fatto che sempre di più esistono delle linee agevolative che incoraggia l'imprenditoria femminile. Ci sono delle linee agevolative che incoraggia, e sempre di più anche gli investitori sono più orientati a delle aziende, anche delle start-up che sono inclusive, che danno la possibilità anche a donne di crescere. Qual è la difficoltà? Sempre quella di prima, quella delle competenze. Certo.
scienza, tecnologia, innovazione, matematica, tutta questa parte qua di competenze. Le donne imprenditrici ancora di più rispetto agli uomini devono dimostrare di essere competenti, perché lì in quel caso fanno la differenza. Tra l'altro le ricerche dimostrano che le donne hanno molta più capacità, le donne imprenditrici, hanno molta più capacità di cogliere quelle che sono le richieste del mercato, di cogliere quelle che sono le esigenze espresse dal mercato e conseguentemente di rendere, di fare business su questa cosa. È chiaro che molto spesso noi siamo limitati perché fare l'imprenditrice ovviamente ci richiede un impegno di notevole in termini di tempo e anche l'altra parte in termini di risorse. L'altra cosa che ci penalizza, oltre alle competenze di cui ti dicevo prima, è la scarsa cultura finanziaria di alcune donne. Certo. Quindi cosa significa questo? Che se io sono una donna imprenditrice, posso avere anche un'idea imprenditoriale di successo, ma quando mi relaziono con quello che potrebbe essere un partner finanziario come la banca, se io non ho le conoscenze o la capacità di relazione in termini finanziari, vieni mangiata, risucchiata. Quindi è per quello che dico, c'è ancora molto da fare, ci sono delle opportunità, gli investitori sono molto interessati a delle realtà imprenditoriali, a delle idee imprenditoriali diciamo presentate, sponsorizzate dalle donne, ma dobbiamo lavorare ancora un po' di più su noi stesse per cercare di essere più intraprendenti, e la formazione e la cultura finanziaria sono davvero i due tronconi, le due aree che sono fondamentali. Quindi insomma ci si sta muovendo anche in quel settore. Ci si sta muovendo. Nel post pandemia è migliorato il rapporto, quindi le start-up stanno crescendo molto di più in termini di imprenditoria femminile rispetto in generale. Questo è dettato anche, come dicevo prima, dal fatto che molte linee agevolative incoraggiano la presenza delle donne nella compagine societaria delle aziende o comunque la presenza negli organi apicali all'interno delle aziende. Però devo dire che qualche passettino si sta facendo in più. Vi stavo dicendo prima, tutto mondo e paese, guardate che anche negli Stati Uniti, che sono così, è quella parte del mondo che è sempre ritenuta l'innovazione per eccellenza, il 71% delle aziende non ha la presenza apicale al femminile. Quindi, cioè, meglio la Cina, paradossalmente, in termini. Sì, appunto, cioè, a parte del mondo che magari pensiamo, sempre come pregiudizio, perché noi ci facciamo delle idee, che pensiamo possa essere più penalizzante, in realtà è più premiante rispetto a una realtà come gli Stati Uniti, che invece anche lì c'è molta carenza nei confronti del mondo femminile. Ecco. Ma io sono positivamente colpita dalle nostre ragazze quando abbiamo fatto questo corso di difesa personale. Perché appunto abbiamo avuto le professioniste nella nostra palestra, abbiamo avuto te, abbiamo avuto notaio, avvocato, insomma varie. Sì. E ho visto molto interesse da parte delle giovani in prevalenza. Io con domande comunque specifiche, domande mirate, domande con un certo spessore. E volevo sapere le tue invece di emozioni nel sentirvi, nel vedere questo gruppo di donne così interessate a queste iniziative. Allora, è un'emozione positiva e soprattutto io la interpreto a livello favorevole, perché significa che la donna vuole davvero dire: adesso voglio cercare di capirci meglio anch'io. Quindi certe domande fatte anche in quella occasione, in quel contesto, nell'ambito dei conti correnti, piuttosto che abbiamo affrontato anche il concetto di cosa vuol dire garantire per qualcuno, quindi quando nostro marito, il nostro compagno, ci chiede di firmare a garanzia. Questo significa rendere consapevoli le donne che a volte quello che ci viene prospettato come un atto di fiducia, e se non lo facciamo significa che è un atto di sfiducia, questo significa che le donne vogliono cominciare a capire se veramente è così o se in realtà ci sono alcune cose che vanno un po' messe in discussione, o meglio vanno riequilibrate, perché non la dobbiamo mettere giù dal punto di vista fiducia o sfiducia, ma dobbiamo anche cercare di capire di quali rischi stiamo parlando e di che cosa dobbiamo fare insieme, perché la fiducia e la sfiducia dovrebbe essere reciproca. Quindi
mi ha fatto molto piacere perché ho capito che le donne, e non c'erano neanche troppe donne giovanissime, cioè sì, erano donne giovani, ma non stiamo parlando delle ventenni, stiamo parlando magari di donne o che iniziano a fare un progetto di coppia, quindi 30 anni, 35, o magari che invece qualche progetto, il progetto di coppia l'hanno già avviato. Quindi mi ha fatto piacere che entrassero nei meriti per capire se quello che avevano fatto magari andava bene o se magari invece dovevano aggiustare il tiro. Il dato è che chiaramente le giovani donne, per giovani donne intendo proprio quelle che quelli bravi definiscono della generazione tra il diciamo 80, gli anni 80, no, dagli anni 80 agli anni 95, cominciano ad essere più preparate a livello culturale rispetto anche alla generazione precedente, quindi la generazione X è maggiormente preparata della generazione precedente, piuttosto che anche i millennials che cominciano ad avere una formazione scolastica più elevata, anche lì le ragazze sono un pochino più diciamo attente rispetto alla generazione precedente, cosa che invece appunto in passato storicamente erano argomenti delegati ampiamente alla parte maschile della famiglia. E devo dirti che questo mi ha fatto molto piacere, che si permettessero di conoscere qualcosa in più. Questo mi è piaciuto molto. E poi non avere vergogna a chiedere anche le cose basilari. Sì, ecco, lì era un po' delicato, perché essendo in plenaria, essendo in gruppo, anche fare qualche domanda diventava anche motivo di timidezza o di nonna, insomma, un po' di privacy, però le domande ci sono state, è stato interessante, mi è piaciuto perché molte le hanno fatte ma col sorriso sulle labbra, cioè con la volontà di sdrammatizzare un tema che poteva essere anche un po' negativo, quindi ricordiamo sempre che sottostante questo tipo di nostro percorso di iniziativa c'è qualcosa di molto brutto, che è la violenza, la violenza che viene fatta nei confronti delle donne, quindi la violenza economica. E questo pone proprio un po' di tristezza alla base, mentre invece c'era molto sorriso in quel contesto, eravamo tutte in cerchio e ci hanno fatto le domande, eravamo lì, e quindi a me è piaciuto molto per l'entusiasmo e per la positività, ecco, che ci sono cose di cui bisogna parlare senza avere troppa vergogna. Esatto, in un ambiente protetto dove hanno tenuto risposte chiare e precise, le ragazze hanno con la libertà di poter domandare tranquillamente della cosa migliore. Che dire, l'emancipazione finanziaria e economica delle donne è un vantaggio solo per le donne? No, abbiamo visto che è un vantaggio per tutti, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, è un vantaggio per tutti perché se una donna, innanzitutto pensiamo proprio al livello di pericolo, che è sempre quello, sai che la percezione del rischio, la mitigazione del rischio è proprio un po' la mia mission dal punto di vista di libero professionista. Se le donne sono consapevoli, si sanno muovere, non mettono a repentaglio né se stessi né la propria famiglia. Sicuramente. E quindi il valore aggiunto che ne viene da una consapevolezza e dall'emancipazione al femminile trova valore all'interno della famiglia, trova maggiore autostima all'interno della coppia, trova un equilibrio che come persona, proprio prima ancora donna o uomo, come persone noi dobbiamo trovare. Quindi assolutamente è un valore aggiunto. Quello indiscutibile. Comunque bisogna avere anche la capacità di sciogliersi da determinate situazioni tossiche, perché io le considero in questo modo, che possano essere lavorative, che possano essere di coppia, di amicizie, perché delle volte si rimane, o vuoi anche un po' per via della cultura, quindi si rimane aggrappate a determinate situazioni e ci si circonda da persone che magari non sono così pulite o non vogliono la nostra crescita, non vogliono darci... Io dico sempre che bisogna prendere spunto da quello che succede nella realtà, perché ahimè di casi di femminicidio, di problemi familiari, di liti familiari, di problemi coniugali, ce ne sono una marea, quindi io dico sempre che è giusto prendere spunto, ahimè, da casi molto tristi, ma che ci devono quantomeno far scattare delle riflessioni. E allora io alle clienti che mi chiedono consiglio dico sempre: cerchiamo di imparare, per fortuna non da problemi che abbiamo avuto noi o da casi negativi che abbiamo avuto, però cerchiamo di imparare da quello che sappiamo, da quello che sentiamo che è successo a qualcun altro.
Ti faccio un esempio banale. Molto spesso quando in passato, io ricordo la mia mamma ha 88 anni, quindi culturalmente c'è già che il marito prima di tutto, quindi già lì, pur essendo donna, ecco. Però c'era la cultura familiare che comunque ci dovesse essere assolutamente come scelta del regime patrimoniale all'interno del matrimonio, ci dovesse essere la comunione all'interno del matrimonio. E quindi questo era, ma perché qui, è quello che si diceva prima, ne andava dalla fiducia, come non vuoi fare regime matrimoniale, comunione con me, allora vuol dire che non ti fidi, allora vuol dire che non mi ami abbastanza. Ecco, tutte queste cose qua guastano un po' quello che è invece un qualcosa che bisogna, a mente serena, proprio magari nell'entusiasmo di un inizio di progetto, che si chiami matrimonio o che si chiami convivenza, perché siamo nel 2022, le famiglie hanno tante dimensioni, ormai sono famiglie di multi strati, no? Quindi, ed è corretto così, abbiamo questa libertà e ben venga. È importante che la serenità nel decidere sia quando non ci sono i problemi, quindi se io sto con il mio compagno e in quel momento non abbiamo il problema, in quel momento sereno possiamo decidere il meglio in termini di pianificazione della famiglia, perché non ci sono problemi, non ci sono rigidità, non ci sono emozioni in campo, perché poi diventa difficile quando arrivano le tensioni, o quando c'è già parlarne, tensione, come fai? Non c'è più obiettività. No, assolutamente. Questo vale all'interno della coppia, visto che siamo nell'argomento delle donne, come vale nell'ambito della pianificazione. Lo dico sempre nel crudo tema della pianificazione finanziaria: la pianificazione va fatta quando si sta bene, non quando si sta male o certo, quando si hanno problemi, perché in quel momento non si ha la lucidità per decidere. Stessa cosa nell'ambito degli equilibri dei rapporti di coppia, dell'equilibrio del rapporto. E poi, come dicevamo, che ne parlavamo ampiamente nella puntata scorsa, sicuramente la coppia trae beneficio, ma anche la donna otterrà sicuramente rispetto da parte dell'uomo. Quindi fa bene alla famiglia, fa bene. Mettere in campo questi piccoli ricatti, non mi vuoi abbastanza bene, non mi ami abbastanza, sono cose che veramente bisogna sgombrare il campo e bisognerebbe affrontare subito all'inizio. Perché tutta insicurezza comunque che ci si porta dietro. Allora, siamo in chiusura, cara Giusia, come sempre l'ora quando la passiamo insieme vola. So che ci hai portato una poesia, sì, e allora, mi farebbe piacere che tu la leggessi per le nostre ascoltatrici. Questa poesia mi è piaciuta moltissimo, quando l'ho letta mi è piaciuta talmente tanto che me la sono stampata e me la sono messa nella mia agenda, perché è una poesia che valorizza proprio le donne, nell'essenza delle donne. La leggo, la poetessa è Rupi Kaur, è una poetessa canadese, ovviamente di origine indiana dal nome Kaur, e ha dedicato questa poesia al giorno della festa della donna alle donne. E dice: voglio scusarmi con tutte le donne che ho definito belle prima di definirle intelligenti o coraggiose. Scusate se ho fatto figurare le vostre semplicissime qualità innate come le prime di cui andare fiere quando il vostro spirito ha sbriciolato montagne. D'ora in poi dirò come siete resilienti o siete straordinarie, non perché non vi ritenga belle, ma perché siete ben più di questo. E quindi io lo dedico a tutte le donne, perché davvero avere la fortuna della natura di avere una bella immagine, una bella figura, chiaramente è una fortuna, ma ancora di più l'intelligenza e il coraggio di tutte le donne che devono emanciparsi, che devono informarsi, che devono formarsi e devono essere intraprendenti prima di tutto per se stesse. E poi ovviamente ne beneficeranno tutte le persone che intorno a loro le amano. Grazie mille Giusy, grazie per la tua professionalità, competenza e per la capacità che hai di comunicare con parole semplici. Grazie a voi, perché mi piace sempre venire in questa trasmissione, viva le donne! Esatto, quindi ragazze, ricordate che siamo circondati da uomini meravigliosi, oltre da donne che comunque ci sostengono sempre. Ci vediamo a novembre, quindi a metà novembre, con Voce alle Donne. E l'ultimo giovedì del mese invece ci troviamo con Come la Luna nel Pozzo, dedicato alla palestra. Alla prossima! Ciao!